quindi ci vuole un po' per andare a regime. Ok, direi che siamo ufficialmente partiti su qualsiasi canale possibile e immaginabile. Siamo live su la pagina di Hive di Facebook, su Instagram Hive, su Instagram di FitnessX e anche la pagina di FitnessX. E partiamo con una grande sorpresa, perché? Perché Ado Gruzza si è trasformato e ha cambiato anche accento. abbiamo voluto così cominciare con il botto, perché Ado ancora non c'è in questa live, però abbiamo deciso di invitare anche Giuseppe Gargiulo, di Hive ovviamente, fino a che non arriverà Ado. Quindi Giuseppe, tu devi fare le veci di Ado all'inizio di questa diretta, però immagino che tu non abbia problemi, vero? No, a tempo indeterminato. Allora, vogliamo dire perché stiamo facendo questa diretta? Allora ragazzi, siamo qua perché con Ado, con Hive, ma anche con Giuseppe, perché poi Giuseppe sveleremo che cosa hai fatto tu con noi, abbiamo creato un videocorso che si chiama Power Bodybuilding e che attualmente è in fase di lancio promozionale. Quindi in questa diretta andiamo a vedere prima di tutto che cos'è Power Bodybuilding e poi dirò anche un aneddoto, perché non si può dire Power, non si può dire più, perlomeno in Italia, power building, quindi diciamo è power bodybuilding, ma stiamo intendendo power building, e andremo anche un po' nel dettaglio di, insomma, di come fare power building, perché farlo e soprattutto come farlo bene. Ok, quindi Giuseppe, vogliamo svelare innanzitutto che cosa, diciamo, perché tu c'entri con il lancio di questo prodotto, di questo videocorso Power Bodybuilding? Cosa hai fatto tu? Allora, nel videocorso è inclusa una parte proprio di programmazione, cioè oltre alle parti video si dà anche proprio una parte scritta, programmi. Alcuni in realtà sono, diciamo, illustrati da Ado alla lavagna, che insomma li descrive, ne dà le linee guida. Io in parte li ho semplicemente trascritti, soprattutto quando erano già dati per intero, però in molti casi, poi vedrete quando comprerete il videocorso, lui dà delle indicazioni generali proprio su come programmare, insomma, a seconda, poi vedrete, dei programmi, dell'alzata, delle fasi, e io alla fine vi do una serie di programmi proprio scritti interi, diciamo pronti all'uso. La cosa, secondo me, molto utile è che, oltre ad essere programmi pronti all'uso, quindi soprattutto magari per una prima volta vi consiglio di fare anche direttamente, si danno anche proprio gli strumenti della programmazione, quindi potete anche capire qual è la logica che c'è dietro e quindi come eventualmente adattare la cosa a voi. E soprattutto poi scrivo precisamente per chi possono essere rivolti dei programmi, sì, soprattutto in quali, non solo a quali persone, ma anche proprio in quali fasi della carriera, su un termine più lungo, o di quel pezzo di programma su un termine un po' più breve. Esattamente, adesso faccio un recap anche per chi è entrato da poco. Intanto Emanuele ci chiede, per chi non può stare connesso, verrà registrata. Sì, assolutamente, questa live è registrata e la troverai sulle pagine sia di FitnessX che di Hive. Allora, faccio un recap di quello che hai detto, Giuseppe. Sostanzialmente, all'interno del videocorso Power Bodybuilding ci sono tre libri, proprio tre libri fisici. Abbiamo deciso, oltre al videocorso, che quindi è formato da tutta una serie di video, sono addirittura 41 video, quindi cioè, è molto molto corposo, ma abbiamo deciso anche di dare tre libri differenti, e uno di questi è stato proprio creato insieme a Giuseppe, che sostanzialmente non solo ha preso quanto Ado ha
ha citato, ha detto, ha descritto durante il videocorso per quanto riguarda tutte le programmazioni, ma permettimi di dire, sei andato anche a estendere a volte o comunque a dare un tuo punto di vista sulla programmazione, non solo perché io ti ho rotto le scatole all'ennesima potenza, perché io sono, diciamo, non sono un atleta intermedio né avanzato, quindi ti ho chiesto ognuno di questi programmi quando è giusto utilizzarlo e quando magari no, perché cioè, è la domanda che si fa chiunque poi si va a approcciare a provare a fare una programmazione scritta da qualcun altro, cioè da qualcun altro, va bene o no questo programma per me? Perché questo, no, se no, poi dimmi tu se sì. È importante, perché... Sì, perché soprattutto, diciamo, ora siamo in un'era più moderna in cui rispetto a 10 anni fa, uno dei primi gruppi Facebook, in cui i programmi preconfezionati erano praticamente quei 3 o 4, se parliamo proprio di powerlifting o di comunque allenamenti improntati in qualche modo sulla forza, c'era il ciclo russo, lo Smolov, i primi Sheiko, però di base c'erano quei programmi che erano abbastanza sempre uguali per tutti, c'era poca varietà e quindi erano quei programmi che hanno provato un po' tutti quelli che si allenavano in quegli anni. Mentre adesso si ha una mole di potenziali programmi, potenziali informazioni che molto probabilmente eccessiva proprio in assoluto, e quindi il fattore più importante non diventa trovare un programma, diventa proprio capire quando utilizzarlo. Sì, esattamente, esattamente. Quindi ti ho rotto le scatole proprio per inserire all'interno di ogni programma che poi si trova dentro a questo libro, se fa, per chi diciamo è pensato quel programma, e anche per chi diciamo non è pensato, quindi non utilizzarlo se, ad esempio, mi ricordo, se sei un atleta avanzato, non utilizzare questo programma perché magari è una fase estensiva molto sì, molto troppo lunga, troppo no? Voluminoso, sì, esattamente. Spesso anche il contrario, cioè magari un principiante, questa è una cosa che proprio ho visto molto spesso, è attratto da un programma molto figo, ciclico, con delle modulazioni stravaganti di stress, però poi alla fine proprio per lui bisogna di fare un lavoro più monotono e più continuo, e questo lo specifico spesso. Esattamente. Poi aggiungo anche questa cosa, perché il videocorso Power Bodybuilding ha l'obiettivo proprio di, non solo ha un obiettivo di miglioramento dei carichi, ma anche un obiettivo estetico. Quindi abbiamo cercato di creare un videocorso che potesse permettere alle persone non solo di migliorare dal punto di vista dei carichi, ma anche di migliorare la massa, no? Che è quello che poi alla fine tanti ricercano. E io ho chiesto a Giuseppe di aggiungere dei programmi per la periferia, diciamo, per quei anche gruppi muscolari che solitamente poi magari Ado vuole trattare un po' di meno, sai che lui comunque è più incentrato sulla programmazione panca, squat e stacco, a fatica gli ho tirato fuori dei programmi di spinta per sì. Ok. E invece all'interno del libro trovate anche delle programmazioni che comunque hanno sempre la logica, diciamo, permettimi, del powerlifting, o comunque una logica intelligente, una progressione intelligente. Sì, diciamo del miglioramento di una prestazione. Bravo. Cioè del fare ipertrofia tramite il miglioramento di una prestazione. Cioè sì, questo sì. Questa secondo me è la chiave del powerbuilding. Segue sì quelle logiche proprio come tipo di progressione, come tipo di obiettivo, però lo fa semplicemente anche su altre alzate o esercizi, fino ad arrivare anche ai monoarticolari per le braccia. Sì, sì. E infatti c'è proprio una parte su una programmazione, diciamo, per bicipiti, tricipiti, proprio sì. Con la stessa logica comunque degli esercizi fondamentali, quindi c'è, è molto, molto, molto carina. E poi diciamo che il power building in realtà è un po' il sacro graal che oggi, power bodybuilding, è un po' il sacro graal che oggi ha un nome, però in realtà è un po' il motivo per cui moltissimi di noi si powerlifting 10 anni fa, perché lì c'erano due mondi diametralmente opposti, che erano
proprio il bodybuilding, wader, vecchia scuola, pompaggio, senti il muscolo e chi se ne frega della prestazione perché il peso è un mezzo. E poi c'era il powerlifting puro, che era una roba proprio di nicchia, un po' da emarginati. E invece, appunto, Ado, il suo merito divulgativo più grande, secondo me, è stato proprio quello di voler portare al pubblico il powerlifting agonistico, ma proprio far vedere come il miglioramento di una prestazione poi alla fine sul grande pubblico porti anche il miglioramento, sì, proprio della forma fisica, dell'ipertrofia. E se questo un tempo, anche per un motivo semplicemente di rottura dal vecchio bodybuilding, si incentrava moltissimo sui fondamentali, anche perché proprio, cioè, quando hai un estremo, per romperlo devi andare un po' all'estremo opposto, cioè adesso, anche poi con l'esperienza di anni e anni, anche di powerlifting, in cui comunque l'ipertrofia conta, e quindi anche negli anni sono stati inseriti in modo forse sicuramente più massiccio rispetto a 10 o anche 5 anni fa, si è arrivati un po' a questa somma, diciamo. Sì, sì. E questo comunque è completamente ripreso nella logica del videocorso, in cui siamo andati un po' nel dettaglio di almeno 3 argomenti, che adesso ti dico, ripeto, per i nostri, per chi ci segue, per i tanti che ci seguono. Allora, il primo macro tema del corso Power Bodybuilding è teoria e scienza. Però c'è un punto di questa parte del videocorso. Abbiamo preso un esperto di natural bodybuilding, che è Cristian Montevecchi, e l'abbiamo messo di fianco ad Ado. E ti dico, sono uscite delle cose clamorose. Perché? Perché ovviamente Cristian ha la sua visione, anche dettata dalla scienza, da tutti quelli che sono gli studi sull'ipertrofia, no? Cioè, c'è tanto, tanto contenuto scientifico. Dall'altra parte c'è Ado che si contrappone, perché dice, ok, la scienza, però ti dico, questo è quello che ho visto sul campo. E quindi a volte c'è contrapposizione. Invece per molte cose cioè le logiche sono simili. E quindi mi viene da dire, cavolo, tu Giuseppe hai detto prima, tutti cercano questa roba qui, poi 20 anni fa, 15 anni fa, si andava in palestra a fare, a tirare alla morte, no? Ma poi estremizzando al contrario, in realtà, cioè probabilmente andare nella direzione opposta ha aperto delle porte che prima non si vedevano. E quindi in questa prima parte del videocorso siamo andati a fare un po' questo siparietto, che a me è piaciuto tantissimo, no? E che poi abbiamo ripreso anche in altri videocorsi, soprattutto insomma tra applicazione teorica e pratica, perché immagino che anche tu, lavorando con diversi atleti, veda questa contrapposizione, giusto? Sì, 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 sì. Sì, la questione è questa. Cioè, io anche da, diciamo, studente magistrale di ingegneria devo dire che sono una persona pro scienza. Il problema, secondo me, sta in cosa è la scienza, perché in realtà qualunque studio, per essere, diciamo, veramente applicabile, cioè veramente poter dire lo studio dice questo, quindi alleno i miei atleti in questo modo, deve avere dei campioni giganteschi, estremamente vari ed estremamente estesi nel tempo e nel numero. Quindi per poter dire che un qualcosa è scientifico non basta un singolo studio, ma servirebbe in realtà una meta-analisi, cioè, sì, o comunque sì, un qualcosa di molto ampio. E quindi a quel punto la pratica diventa più scientifica, sì, della cosiddetta scienza stessa. Sì, e sì. A proposito, arrivato che chiede Instagram, quindi perfetto. Quindi Forse volevi fare uno sketch, per la sua entrata che ti ho rovinato. Lo vorrei tenere fuori. Adesso chiedo alla regia come devo fare per farlo entrare, che non sarà facile. Perché okay. Intanto lo faccio entrare su Instagram. Sì, intanto se tu riesci a farlo entrare su Instagram. Ok, intanto eccolo qua. Ciao, vado.
Ciao Ado, io ti vedo ma non ti sento. Non so se tu Giuseppe lo senti. Secondo me tu non lo senti perché io lo sento dal telefono, ma non dalle cuffie che sono collegate al PC. Ah, ok, quindi io lo sento Quindi, solo sul... sì, secondo me senza che cambi nulla lo sentirai quando si collegherà a StreamYard. Ah, ok. Quindi aspettiamo che lui si... Ah, lo vedo su StreamYard, perfetto. Datemi solo un secondo. Eccoci qua. Eccoci. Mi vedete? Sì, Ti ora vediamo e ti sì. sentiamo su tutti i canali, Ado. Perfetto, perdonatemi il ritardo, ma do la colpa, sì, do la colpa a qualcosa, non lo so, no, però ero a lavorare e avevo capito domani, questa è la verità. Tanto ero a lavorare in un posto dove non prendono il cellulare perché... Dovete sapere che il Parmigiano Reggiano scherma il telefono, per cui non, se sei dentro non prende il telefono. Ok, questa è una piccola Allora, realtà. Dica tutto. Ado, ti faccio una breve intro perché già io e Giuseppe abbiamo cominciato, abbiamo fatto quattro chiacchiere sul perché di questa live e ho detto che vi ho invitato qui perché siamo in fase di lancio del videocorso Power Bodybuilding che noi di FitnessX abbiamo fatto insieme a te e insieme anche per la parte ovviamente di un libro scritto con Giuseppe. Quindi oggi volevamo così un po' con te parlare di power bodybuilding o comunque di power building e poi ricordare a tutti quelli che ci seguono che hanno a disposizione ancora solo un giorno, quindi da domani, domani sera a mezzanotte, chiudiamo il lancio di power bodybuilding, per cui è l'ultimo giorno per trovarlo con l'offerta migliore dell'anno, ok? Finisco dicendo che abbiamo avuto un lancio spettacolare, cioè è stato il videocorso finora che ha battuto tutti i record, quindi super bene, però andiamo a vedere, partiamo da zero, che cos'è il power bodybuilding o il power building e perché dovrei fare power bodybuilding o power building, Ado. Allora, cioè, il discorso è che il power building è fondamentalmente, se vogliamo dare una definizione bruciante, è la migliore evoluzione che ad oggi abbiamo del fare palestra. Cioè il fare palestra, come è stato coniugato mentalmente a partire dagli anni 60-70 negli Stati Uniti, poi è arrivato fin da noi, cioè io vado in palestra per avere un... Perché ho capito che fare sovraccarichi è l'unica cosa che rende il fisico più estetico in una certa maniera. Il power building ad oggi, aggiungendo anche un po' di roba di calisthenics, secondo me, è la versione più virtuosa, cioè è efficiente, è veloce, è bello, è divertente, un po' come dicevo in quella parte di trailer del video che è girato parecchio. Fare palestra normale è una rottura di coglioni terrificante, mentre avere una programmazione in cui io cerco di andare a sviluppare. Pensate, noi siamo abituati a trattare atleti, chi va al mondiale e chi non va al mondiale, no? Pensate proprio un ragazzo normale che si allena, comincia, non sa cos'è lo squat, impara a fare squat, panca e stacco, e ha un obiettivo per cui deve, da niente deve portare lo squat a 100, poi provare a fare 120, poi 130, e ogni volta che il carico si alza, l'obiettivo si alza, la competenza necessaria per migliorare sarà sempre più alta e sempre più divertente, anche perché dovrò inventarmi meccanismi di programmazione, dovrò inventarmi soluzioni che rendono fondamentalmente il power building praticamente fare sport, mentre andare alla palestra commerciale a fare un po' di cavi e croci e bicipiti ai cavi non è esattamente fare sport dal mio punto di vista. Non è esattamente la stessa cosa, ecco, ho risposto bene o non sono stato Sì, chiaro? io credo assolutamente di sì, ma anche perché ti dico, come fondatore di FitnessX, interagendo poi con tante persone in ambito fitness, sai, adesso lo dico un po' alla buona, vedo chi effettivamente ha un fisico oltre la media, molto oltre la media, e chi ce l'ha solitamente ha delle logiche allenanti, cioè utilizza delle logiche allenanti di questo tipo. Quindi carichi alti,
Tra l'altro ho fatto, scusa ti faccio questa parentesi, ho registrato un corso da poco con Domingo, e Domingo, vabbè, oltre alla simpatia, oltre al personaggio, quando lo vedi muoversi sotto determinati carichi, almeno dal mio punto di vista, è veramente molto pulito, molto anche bello da vedere. Quindi io mi ritrovo, poi dal vivo è anche veramente un bel fisico, no? Quindi sì, Domingo quando ha cominciato, mi ricordo che la prima volta che lo vidi, lui rompeva i coglioni anche prima di essere qualcuno, no? Prima di nascere, probabilmente. Sì, ne parliamo ridendo perché siamo amici e Giuseppe è il suo allenatore, siamo è in squadra con noi. Quindi, però Domingo, mi ricordo che una volta che lo vidi a una gara, gli dici, Domingo, tutto bene, ma a te ti manca massa. Lui faceva natural bodybuilding, quello che era, no? Cioè, a te ti manca massa. Era un'ottantina di chili, però effettivamente a lui la provocazione piace sia farla che riceverla, no? E in effetti adesso Domingo, quasi quarantenne, è il doppio di quel Domingo trentenne che conobbi io. Il doppio. Sì. Ma poi tra l'altro Domingo fa anche pochissimi complementari, cioè non è uno che... Cioè Domingo è cresciuto con i suoi carichi, ma così ragazzi, l'osteopata number one in Italia, Riccardo Rollo, così, cioè tutta gente che non è nata un cubo, no? Però il carico, il lavoro li ha portato ad avere un certo tipo, ed è poi tra l'altro tutto con una soglia di miglioramento ancora ampia, perché se la voglia lo seguisse Domingo ha dei margini, sì, se smette di tallonare lo squat per esempio, e parte più carico in partenza e apre il bacino un po' di più, secondo me c'ha dei margini. No, però a parte i dettami tecnici, però questa mia battuta non è una battuta, nel senso che, se posso parlare a ruota libera, sono dei dettagli che possono sembrare ipertecnicismi, che in realtà, soprattutto sul bodybuilder, cioè per bodybuilder parlo di natural bodybuilder, persona che col sovraccarico vuole portare al massimo la propria estetica, sono dettagli che fanno più la differenza nella costruzione di massa che nell'ipertrofia, che nel powerlifting in sé. L'altra sera mi ha fatto una live bella, secondo me, che c'era anche Bruno Murra, che tra l'altro non l'abbiamo riuscito a salvare perché gli è saltato il telefono, e parlavamo del numero di ripetizioni anche sui complementari, suggerivo di far basse ripetizioni anche in certi complementari. Effettivamente è venuto fuori spesso questo discorso: il bodybuilder deve essere ancora più preciso, ancora più tecnico, perché il powerlifter, se funziona a leve strane, ha strutture muscolari particolari, per cui anche se i punti attina miosina di cui parliamo nel corso vengono staccati perché in buca molla, ma poi riesce a rimanere agganciato perché ha il femore corto, amene così sia, fa un chilo in più dell'altro, ha vinto. Ma dal punto di vista del building, il lavoro di qualità nella zona 80-85% è fondamentale, non solo il lavoro, ma il lavoro di qualità, quello è building. Il powerlifter deve imparare ad essere efficace, bravissimo anche quando il carico si alza, cioè ha due basi di lavoro il powerlifter: bravo nella zona mass building 75-85% del massimale, e poi riuscire a fare la cosa giusta che ti permette di fare il massimo carico. Sì. Il power builder deve essere bravissimo nella zona 75-85, non so se sei d'accordo Giuseppe. Assolutamente la zona, sì, di lavoro, perché semplicemente il powerlifting si compone, cioè la prestazione del powerlifter si compone, diciamo, di due cose: della parte un po' più condizionale, fisica, che banalmente è la massa muscolare, e poi della parte specifica, il saper sfruttare al massimo quello che il nostro corpo ha in canna per tirare fuori più chili possibili. E quindi il powerlifter ha bisogno di entrambe. Il bodybuilder può permettersi di fare un po' meno di quella parte iperspecifica, però attenzione, per iperspecifico non intendiamo fare squat piuttosto che leg press, intendiamo fare squat per rosicchiare più chili possibili. Ecco, quella parte al bodybuilder non serve, anzi probabilmente ha molti effetti deleteri, perché a livello articolare probabilmente può essere un po' più rischioso, a livello neurale cuoce molto di più, quindi è un tipo di allenamento che dà dei feedback negativi, che però chiaro che non tendo il suo sport. Ma Giuseppe, possiamo sintetizzare una cosa? Scusa se ti parlo sopra, ma una roba che per esempio al corso expert abbiamo detto l'ultima volta, no? Facciamo l'esempio di Carlo Carabrese. Carlo ha fatto 3,50 di stacco e ha sbagliato di poco 3,62 a 90 kg, una cosa senza senso. Cioè, siamo d'accordo, no? È senza senso. Cioè, una persona di 1,83
che fa 300, che senza senso. Da un punto di vista del mass building, quanto gli serve fare 200? Tantissimo. 250? Tantissimo. 300? Tanti. 300 lui è più grosso che 300. A 320 discutiamo, da 320 a 360 probabilmente la richiesta è talmente specifica, talmente di gestione delle sensazioni, la spalla che cede, la mano che... cioè sono sensazioni estreme, limite, che probabilmente costano. Per cui oltre quel livello potrebbe non avere più un rapporto paritario matematico tra migliora il carico, migliora l'ipertrofia. Però sono perché lì è la specificità assoluta. Io dico sempre, anzi ultimamente lo dico, sotto i 300 di stacco non si personalizza una sega. Sopra, è venuto anche fuori, dopo in 30 questo gioco... nel videocorso è venuto fuori. Eh? Questa è una frase, una citazione famosa che abbiamo poi utilizzato nei trailer, no? Ah, perfetto, l'ho persa. Perché effettivamente è così. E il problema è che vedo gente nel mondo del natural bodybuilding, che è la cosa più vicina al power building, no? Oggi se ci pensate, c'è un punto di riferimento al power builder. Non fa il tiraggio pre-gara e tutta questa roba qua che anzi gli permette di non avere un momento di stress importante, però quello che vediamo è troppa gente che personalizza alzate quando non ne ha il titolo, cioè oggettivamente, perché l'ipertrofia sulle persone è molto dipendente dal lavoro con i fondamentali, e tanto più voi non crescete, tanto più i fondamentali fatti bene sono importanti. Cioè mio cugino, che era easy gainer ed lo era davvero, pace alla mia sua, la Kerry Ziegler ne può fare quello che vuole, la stragrande maggioranza delle persone che non lo è, vedete che prima parlate di scienza, no? Vi ho sentito quella cosa dell'occhio, ci sono delle robe che effettivamente, cioè con la teoria classica di Portole, le ultime 5 ripetizioni mi danno, sì, però se tu sei uno che tendenzialmente non cresce di tuo, con quella roba lì non cresci lo stesso. Devi integrarla con un percorso che connetta fondamentali, abilità nel gesto complesso e carichi che via via aumentano. E questa è una roba, io ci sono dal 30 maggio del 2000 in questo mondo qua, questa è una roba che non ha discussione, cioè non ha discussione, non c'è, è la funzione che fa l'uomo, e non è viceversa. Per cui imparare a muoversi in questa maniera, e tanto più ti muovi bene, tanto più accorci i tempi con cui riesci ad avere una risposta alla tua prestazione. E questa cosa viene fuori, tra l'altro, diverse volte all'interno del videocorso, e volevo fare un attimo un recap di quello che abbiamo messo dentro, e poi vi volevo chiedere dei commenti a riguardo, perché noi abbiamo suddiviso il videocorso Power Bodybuilding in 3 macro parti, ok? La prima, come dicevo prima, è scienza e pratica, in cui abbiamo messo... Si è bloccato? Io non lo sento più. Lui manca. Okay. Io non vi è, sento, è il problema di queste connessioni qua. Io vi sento. Sei bloccato ancora su Instagram. Ti vedo io vi su sento, streamer. Ragazzi. Infatti io non sento niente, vedo bloccato su Instagram. Luca, su StreamYard ti vedo, su Instagram non ancora. Aspetta. Io ragazzi vi sento, ecco, forse siamo rientrati. Ok, fai richiesta. Però solo... Sì, è uscito da qua? No, sì, da Instagram. Arrivo, ragazzi, mi ricordo. Portate pazienza che ho staccato il telefono, ho perso tutto. Ti invito su Instagram di nuovo. Qua. Sì, grazie Giuseppe. Sì. Elena, vieni qua, il pin di Riccardo qual è? Intanto che a casa almeno i problemi tecnici sono arrivati contemporaneamente, almeno. Perché ho il telefono di mio figlio, perché mia moglie c'è il telefono in mano, è disastroso. Però di solito i problemi tecnici mi ci portano bene, ve lo dico. Ok. Eccoci qua. Sì, ci siete, ci siamo. Allora, se mi sentite, provo a rifare un recap. Perché...
Sì. Io vi sento bene, sento anche Giuseppe, non so se voi mi sentite. Sì. Ok, allora noi abbiamo suddiviso il videocorso in tre parti fondamentali. La prima è scienza e pratica, che è quello che dicevamo prima con Giuseppe, quindi abbiamo preso Ado e Cristian Montevecchi e li abbiamo lasciati scontrare sul tema ipertrofia e forza, quali sono le verità. E questa è una parte, secondo me, bellissima, perché io poi parlo un po' da esterno, quindi siete voi gli esperti, però mi ricorda tanto, e l'abbiamo scritto nel libro di Giuseppe, un famoso investitore americano che è Munger, socio di Warren Buffett, che dice: per capire bene un concetto tu devi sempre guardare punti di vista differenti, ok? Quindi nella parte di teoria e pratica, mettendo insieme la visione di Ado e la visione di Christian, secondo me si riesce a ottenere una visione a 360 gradi del mondo ipertrofia e forza, ed è una cosa stupenda. Qui passiamo poi, e farò le domande, alla parte sull'esecuzione degli esercizi, perché io ho chiesto ad Ado, io mi sono un po' stancato dei tutorial di YouTube, ce ne sono un miliardo, no? Due scatole, andate su YouTube e guardateveli. Ma se io voglio mettere massa, se io voglio mettere chili sul bilanciere, alla fine cosa devo guardare? Quindi in questa parte siamo andati nel dettaglio di questa roba qui, e ti dico questa cosa, Ado, poi tu mi costruisci un bel discorso sopra. Io ho visto tutto il discorso dei passaggi, e che poi mi dirai, e abbiamo messo in difficoltà Michele Nebbiante, il nostro modello. Cioè anche Michele faceva fatica, cioè è stato ripreso più e più volte nella parte degli esercizi. Vuoi dirci qualcosa tu, Ado, su questo punto? Perché senza sbidellare Michele, però oggettivamente, quando dicevo prima che i dettagli fanno la differenza e la differenza ti porta lontano, anche Michele, che è un certo tipo di fisico, adesso tra l'altro l'ho visto ieri l'altro, è tre volte più in forma di quando ha fatto il video. No, era veramente bellissimo. Però anche Michele comunque ha dei limiti, diciamo tecnici, anche se non è la parola giusta, no? Ha dei limiti di gestione del carico che gli limitano il potenziale, sebbene parta una buona genetica, eccetera, eccetera. Cioè, lui ha ancora tanto spazio. E per lui un punto critico è il focus. Cioè, il focus, che forse ho anche citato durante non usare il cellulare, queste cose qua, no? Il focus è un fattore determinante, perché questa roba qua è uno sport. È come se fai tiro con l'arco o canoa, devi avere focus in quello che stai facendo. Per cui, sì, passaggio. Io ho detto poche cose, ma che credo siano determinanti ad oggi. Cioè, che sono ho fatto una sintesi di non so quanti anni di coaching. Io ho avuto la fortuna di... credo di essere la persona che ha visto più persone far squat in assoluto e che ha corretto, cioè con corsi istruttori a nessuno per sia capitato 100 200 100 200, cioè, c'è un problema determinante, non andare avanti con le spalle quando fai squat, che sembra una stronzata, no? Però è una sintesi che viene da mille, io dietro questa parola nella mia testa ho mille concetti, non ne ho uno, non ho non andare avanti, non far andare avanti il bilanciere, quello è l'effetto finale di tantissime cose che so che succedono, e volendo sintetizzare per non dar troppo, quella roba lì è una roba importante, fare i passaggi di respirazione, di impostazione nella panca è veramente una cosa importante, anche uno attento come Michele che fa fatica a farli e perdendoci ci perde dei punti. C'è un sacco di credenza di saperne che non è suffragata dalla realtà. Cioè, anche mi chiama una persona che vuole fare un coaching, vuole fare una consulenza perché fa il preparatore atletico di squadre, e mi dice: vorrei sapere per la programmazione, perché sulla tecnica sono a posto. Detto, no, poi dopo io sono entrantissimo, no? E ho detto: col cazzo che sei a posto, c'è una probabilità su un milione che tu sia a posto, perché è vero, si dà per scontato il come muovo quei carichi, che invece è la cosa veramente più difficile. È la cosa veramente più difficile e va a intersecarsi terribilmente con come faccio la programmazione. Se i passaggi sono importanti, la mia programmazione di panca dovrà essere un po' alla Gargiulo, cioè una marea di serie con
un numero che ti sembra sia buffer, no? 75%, 10 serie per 4 ripetizioni, ti sembra che sia iper buffer, ma in realtà la richiesta di passaggi e la richiesta di accelerazione fa sì che poi l'attivazione aeromuscolare che ne hai è diversa rispetto a quello alla Schoenfield che dice la scienza, per cui io prendo le croce ai cavi, faccio serie da 8-9, quando le ultime tre sono vicine al limite, quello danno ipertrofia. Nella panca non funziona. Reps, sì. Dimmi, scusa? No, dicevo l'effective reps. Esatto. Cosiddetta. Sì. Non esiste più, però prendi 10 persone normali, 100 persone normali, italiane, gli fai fare un programmone alla Gargiulo o alla sovietica di panca, gli crescerà il petto e con l'effective reps non gli sarebbe cresciuto. Quindi cosa vuol dire? Che quella non è scienza e questa è scienza? No, vuol dire che c'è qualcosa che ci sfugge, e questo qualcosa sicuramente a naso si può capire cos'è, e sicuramente è molto legato all'efficienza, all'efficacia, al sistema nervoso. Il sistema nervoso sì. È l'anima della festa. Ecco. Banalmente, se posso aggiungere, cioè noi un po' inconsciamente quando programmiamo, cioè in realtà non è che pensiamo a questa settimana do lo stimolo di volume X per dare al corpo questo fattore. Noi pensiamo più che altro a dopo queste settimane l'atleta come voglio che si muova in questa settimana. Cioè tutto il programma è finalizzato proprio a deve arrivare a come deve avere il movimento, e diciamo il guadagno ipertrofico ci gira intorno, cioè è strettamente legato. Sì, nessuno di quelli che ritengo bravi pensa quanto quantità di stimolo do per ottenere quello. Esatto. Nessuno di quelli che ritengo bravi, qualcuno dice ma non li ritengo bravi, e tutti quelli che ritengo bravi cercano di costruire una roba che mi porti ad avere una certa capacità di movimento andando fuori soglia, cioè portando ciò che era soglia ad essere, cioè ciò che, anzi contrario, portando ciò che era fuori soglia ad essere in soglia. So che è un concetto complicato, però è meglio dire alle persone cose complicate ma sensate che dire delle stronzate. Ma Ado, a me ha colpito veramente tanto, perché io poi ho visto il dietro le quinte del videocorso, e quindi un peso, un carico all'apparenza semplice, anche con un numero di ripetizioni all'apparenza semplice, per una persona come Michele, che comunque insomma non è un principiante fisico, lo metteva in difficoltà, e il fatto di vederti e dire Michele i passaggi, cioè vedere questa situazione mi ha fatto tantissimo ricredere su quello che sia effettivamente l'esigenza tecnica che serva per avere un risultato di un certo tipo. Cioè io sono rimasto veramente così stupefatto da questa cosa. E sì, io penso che sull'ipertrofia quelli che già sono attenti hanno capito che la tecnica fondamentale è importante, stiano facendo il 30% di quello che bisogna fare. Cioè sono abbastanza... Io sono testimone di questo, ho visto questo, ragazzi, ho visto questo. Cioè questa mi ha veramente così aperto delle porte che prima non... insomma, stanze in cui non potevo entrare, citando Ado. Poi guarda... Vai, prego, prego. Scusa, vai. No, volevo chiudere il discorso della parte di esercizi, perché poi abbiamo l'ultima parte, che è la parte più corposa della programmazione, perché, bellissimo, faccio gli esercizi, faccio i passaggi, sono super tecnico, so la scienza, poi però devo programmare, no? E lì ti faccio una parentesi, ho una sorpresa per te finale, perché... non ti ho detto una cosa, non te la volevo tenere per questa live. Basta che non c'entri domingo, poi va bene tutto. No, è una cosa mia. Scarabattuta. È una cosa mia e tua di tanti anni fa. Comunque, l'ultima parte del videocorso è la parte sulla programmazione. E io, di nuovo stupefatto, perché in questi anni ho visto una progressione della programmazione, cioè un miglioramento, un avanzamento pazzesco, ragazzi. Se voi vedete il videocorso, cioè voi venite trasportati da 10 anni fa ad oggi, dite ma che cavolo è successo? Giusto, Ado?
Abbiamo perso Ado nel momento più bello. Io ti direi giusto se lo sapessi questo che mi dici, perché io in questi 10 anni ci sono stato, per cui ho visto, vedi. Cioè come quando un bambino, io l'ho visto, mi avete perso? Sì, no, ti sentiamo. Mi avete ti perso? Sentiamo. Ti sentiamo. No, ora va. Prova. Sì, noi ci sentiamo. Va. Ok, perfetto. Adesso mi sposto. No, dicevo. Però Tere si è andato da StreamYard. In realtà io in questi anni, cioè io c'ero dentro questa evoluzione, no? Per cui l'ho vista passo passo, ma questa evoluzione Luca è nata da una cosa che, cioè è veramente nata dal confronto, cioè io non è un caso che in accademia, cioè non è un caso che in accademia ci sia io, poi c'è Giuseppe, Erbach, Antonio, cioè queste persone hanno dato tantissimo alla conoscenza, perché presi singolarmente nessuno di noi avrebbe fatto quello che ha fatto, perché io al CAF domenica, al corso di alta formazione di AIF, dicevo la conoscenza della programmazione è nata dal chiacchiericcio, cioè Giuseppe fa fare un programma ad Angrisano, fa una cosa diversa, migliora. Ah, sai che è migliorato, prova, allora lo provi, poi lo smetti, poi riprovi, e così aggiungi un pezzo, togli un pezzo, magari fai cose che funzionano e smetti di farle perché vuoi provarne delle nuove, però negli anni si è accumulata questa, però è vero, adesso c'è una risposta, c'è una conoscenza dell'allenamento che no, noi siamo partiti rompendo le dighe con Sheiko, no? Cioè la roba di Sheiko era una maniera diversa di leggere l'allenamento, invece che fare 3x8 con le ripetizioni effettive, no? Come diceva Giuseppe, questi qua facevano tante serie tutti i giorni con ripetizioni fattibili, e non aveva apparentemente non aveva senso. L'intuito di capire che invece aveva senso è stato quello che ha aperto poi la porta a una, secondo me, una grande evoluzione concettuale. E il bello di questa roba qua è che c'è dietro anche qualcosa di stimolante a livello intellettuale. Dopo uno può fare powerlifting senza nessuno stimolo intellettuale, divertendo, ok, però di Herbie, Antonio, parte intellettuale, divertimento, e questo ed è vero, è una cosa particolarmente bella, se sono d'accordo. Volevo aggiungere una piccola roba, la parte con Christian, primo punto, è stata molto utile per me, cioè mi ha tolto delle cose che sapevo miosina, io lo chiamo hai mollato lo scopo, è stato veramente utile, cioè, mi ha collegato dei punti, ma è stato bellissimo per me. Giuseppe lo sa perché dal giorno dopo facevo citazioni complesse che di solito non faccio, fisiologiche. Ti do degli Mi aneddoti. sentite voi, no? Sì. Sì, ti sentiamo e ti do degli Vai. aneddoti. Proprio prendo questo tuo assist per dirti che noi, dopo che abbiamo registrato il videocorso, abbiamo deciso, in parte te l'avevo detto, però abbiamo deciso di prendere tutto quello che avete detto e di metterlo su dei libri cartacei, ok? Cioè abbiamo fatto una sorta di ghostwriting, no? Abbiamo preso tutto quello che Sì. avete detto, l'abbiamo messo. E ti dico, il lavoro non è stato semplice perché ovviamente a volte c'erano delle visioni differenti, no? E quindi dovevamo, insomma, riportare su carta le due visioni. Ma secondo me è stato bellissimo. Cioè, se voi acquistate il videocorso, guardate i video, secondo me li dovete guardare e riguardare, perché è roba, insomma, cioè un materiale non così semplice. Bisogna, No, no, io no, 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 almeno. no, no. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Cioè ci vuole un po' Sì, di. no, no, va, va. Io l'avrò ascoltato più di 10 volte perché ovviamente dovevo sentire te, sentire Christian. No, però ci sono delle robe che, cioè, no, va, va, va. Sì, è un po' manualistico, ecco com'è. Sì. E Va visto e visto. poi abbiamo fatto la stessa cosa anche con la programmazione, che è la parte più corposa del videocorso, dove ho chiesto a Giuseppe, ho detto, guarda, questo è quello che ha detto Ado durante il videocorso, no? Quindi sono tutte le possibili programmazioni di panca, squat, stacco, military, le trazioni orizzontali, bicipiti, tricipiti, no? Prendi questo,
E poi, se c'è qualcosa che puoi aggiungere, aggiungilo. Cioè, quindi abbiamo fatto il l'aggiunta, già era un livello super alto e Giuseppe ha aggiunto ancora, ma l'aneddoto, la sorpresa è questa, che io ho inserito all'interno di questo libro un programma, sì, che tu non so se ti ricordi, mi hai dato... Sicuramente non mi ricordo. Non ti ricordi. 10 anni fa, senti bene, 10 anni fa io ti avevo contattato perché ti ricordi che stavamo creando quell'app che poi alla fine... Fit Stadium. Lo dico per chi ci sta seguendo, all'epoca, quindi più di 10 anni fa, era un'app che avevamo creato in collaborazione con Technogym per allenarsi a corpo libero a casa. Ok, è un'app che ha avuto veramente un buon successo, è stata per tanto tempo prima in classifica negli store. E io avevo visto Ado che scriveva articoli di blog su queste teorie che all'epoca mi sembrava, cioè, una rivoluzione copernicana, no? Dicevo, ma questo qui, chi cavolo è? Cioè, come si permette di rivoluzionare così il mondo dell'allenamento con i pesi? Io devo contattare, no? E tu, non conoscendomi, cioè tu non mi conoscevi, mi hai dato un piano d'allenamento, tra l'altro, guarda, ce l'ho qua, guarda tu che cosa mi hai fatto, tu mi hai scritto, credo, 10 pagine di programma d'allenamento. Cioè, quindi... Ero giovane forte. Non l'avresti fatto adesso. difficile, se mi chiama uno che non conosco, che piace che manda a fanculo, però mi ricordo bene. E mi hai scritto questo programma che è stupendo, cioè perlomeno per quello che io ho percepito all'epoca, ma se lo vedi adesso è veramente figo, che si autoregola, cioè tu lo puoi autoregolare. Sì, è vero. Erano proprio i tempi. Sia per la tecnica, quindi ti devi valutare per quanto hai fatto bene l'alzata e anche per quanto sei stato veloce barra in controllo. Esatto. Era più o meno i tempi della nascita del MAV. Sì, però era anche per il MAV anche prima. Però sì, scommessa è stata una roba un po' sceicchistico con un'autoregolazione sulla qualità ante litteram, perché non c'era l'autoregolazione, l'RP non esisteva. Mi ricordo quando la scrivevo. Allora, abbiamo preso, senza dirglielo ad Ado, perché era veramente la sorpresa, la carambata finale, abbiamo preso questo programma e l'abbiamo messo nel libro, nella parte finale del libro della programmazione. Quindi io, Ado, ho esattamente preso quello che tu mi hai dato, ovviamente facendo un cappello introduttivo, dicendo che magari non è quello che daresti adesso a qualcuno, no? Però vi posso assicurare che se lo vedete... È veramente un bel programma, perché queste logiche... No, però guarda che negli anni, Luca, si lascia... Cioè, tendiamo ad avere un'evoluzione, per esempio adesso facciamo molti programmi basati su stressante, stimolante e rigenerante, no? Per cui magari delle cose che funzionavano le lasci indietro, perché c'è tanta roba che può funzionare. Per cui mi capita di andare a riguardare indietro, ma perché questo qua ho smesso di farlo? Per cui non è mica detto che sia così datato, ecco, in questo senso. Poi magari lo è, non mi ricordo così nel dettaglio, però sì, è forte, è interessante. Anche perché comunque vedete un po' un'evoluzione dagli albori, dal 2010 ad oggi, ed è sicuramente quello che abbiamo dato al corso è più chiacchierato, figo, provato, parlato, raccontato, più dinamico, cioè c'è il cambio di stressante che poi alla fine alla decima ruota diventa stimolante. Quello è un programma che secondo me ha tante doti, però sì, è bello, una cosa che mi fa piacere, interessante. Sì, è che quel programma però alla fine mette insieme l'evoluzione di anni, cioè sì, perché proprio il percorso che abbiamo fatto unisce un po' di logica sovietica proprio sulle serie multiple, un po' di autoregolazione, e infatti noi alla fine forse può essere un po' un vantaggio di chi ha iniziato qualche anno fa, che proprio visto che c'era solo poca roba, lo Shaco, cioè anch'io a 18 anni io un programma di Shaco l'ho fatto pari, quindi mi ha insegnato qualcosa. Io ho fatto l'attrezzato che mi ha insegnato qualcos'altro. Ho visto il periodo in cui è esplosa la moda dell'autoregolazione, si faceva un sacco di quello e l'ho fatto. Adesso mettere insieme le cose, cioè darle impacchettate, è chiaro che è un qualcosa di più evoluto. Però proprio a livello didattico
Infatti vi consiglio comunque di andare a vedere tutti i programmi che sono stati dati, perché c'è proprio un percorso anche didattico, più che proprio sul programma da eseguire in sé. Sì, perché sì. Poi comunque noi, e tra l'altro posso aggiungere, neanche solo roba nostra, perché nel tempo ci siamo confrontati con l'agonismo internazionale, nazionale, perché secondo me l'abilità in questo ambito è dato da capacità, cioè un allenatore bravo nell'agonismo ed è un dotato, poi c'è la capacità didattica e la capacità di sviluppo tecnico, power building, sono un po' tre cose diverse che possono coincidere, però tendenzialmente quel minimo d'arroganza che ci resta tendenzialmente ci fa un pochino guardare a persone che parlino una lingua di un certo tipo, cioè l'allenatore di tal dei tali che sta a Pavia e allena una ragazza che va ai mondiali, siamo tutti curiosi di vedere cosa fa, e quindi queste cose qua sono comunque messe insieme, no? Per cui c'è un'esperienza comune che è passa per tutta l'Italia, cioè secondo me un pochino ha partecipato tutta la FPL, no? A questo percorso, se posso dire. E quindi per ricapitolare il tutto, perché insomma magari c'è qualcuno che è anche entrato adesso, io chi sono? Intanto mi ripresento, io sono Luca Domeniconi e sono il fondatore di FitnessX, che è una piattaforma con un'idea molto semplice. Noi che cosa facciamo? Andiamo a prendere quelli che riteniamo essere i migliori trainer e anche, parentesi, i migliori influencer, quindi però con ADO i migliori trainer, e decidiamo con loro... Mi vesto troppo male, e andiamo a registrare con loro, cioè, e cerchiamo di estrapolare tutta la loro conoscenza. Quindi con ADO abbiamo preso ADO e abbiamo detto: ADO, vogliamo registrare un corso sul power building, ok? Vieni da noi e tiriamo fuori in 3 giorni tutto quello che si può dire per migliorare di tanto i carichi e buttare su tanta massa, ok? Cosa è venuto fuori? È venuto fuori un videocorso composto da 41 video, quindi c'è tantissimo contenuto, e sono 3 macro parti, una parte sulla teoria e pratica, una parte sull'esecuzione degli esercizi e una parte sulla programmazione. In più, perché non ci vogliamo far mancare nulla, abbiamo detto, diamo anche 3 libri, che sono... un libro ovviamente che fa un recap della parte di teoria e pratica, un libro sulla programmazione che ha scritto Giuseppe, diciamo andando un po' a fare così, ad aggiungere quello che magari ADO non aveva, perché ragazzi, poi voglio dire, le riprese ADO sono state anche belle, belle toste, perché ci abbiamo fatto veramente giorni di... Abbiamo sparato. Sì, no, poi se, poi... se dici tutto e poi dopo la parte finale diciamo gli aneddoti, e poi c'è un'ultima parte sull'attrezzatura, perché mi sono messo un po' nei panni di chi si avvicina al nostro mondo. A volte non è neanche facile scegliere che cosa comprare, cioè, perché io sono il primo che ha cominciato a allenarsi con i bilancieri da Decathlon, e la seconda volta che qualcuno di forte è venuto a casa mia, me li ha piegati, quindi non è neanche proprio il massimo. Quindi abbiamo fatto anche un librettino sull'attrezzatura. Quindi questo che è videocorso, utile, sì, perché cioè, questa cosa la dico sempre a tutti: è facile poi da quando sei da tantissimi anni dentro un ambiente, ma se sei da poco dentro, capire la differenza anche tra un bilanciere normale e un olimpico, cioè. No, ma Luca, fare panca piana. Raggiungere la massima efficienza per l'ipertrofia, non parlare di powerlifting, con una panca del cazzo di quelle arrotondate da palestra è impossibile. È Cioè, non è impossibile. difficile, è impossibile. Per fare la panca con un incastro al petto che ti attivi il pettorale prima, il timing di attivazione muscolare, ci vuole uno schienale di un certo livello. Fine. Cioè, non possiamo raccontarci affinché ci pare, ma trovatemi uno che mi dimostra il contrario, è impossibile. Quindi l'attrezzatura è un fattore. È un investimento, ragazzi, io ve lo Sai cos'è dico. che, sai cos'è Vai. che, prima di dimenticarmi,
C'è anche un discorso che abbiamo fatto che secondo me viene un po' dato per scontato sui complementari. Cioè, ah, giusto. Come giusto. Pensare, perché non è solo squat anche stacco, cioè, anzi, c'è cioè, rematore, trazione, cioè come pensare, è inutile fare delle programmazioni, perché capita, fare delle programmazioni arzigogolate, uzbek sullo squat e poi... E poi quando faccio i bicipiti ti faccio sempre 3x8 fino a... perché c'è cioè anche quello è una ratio che va sviluppata e se vedete la programmazione che è un 4 che fondamentalmente è un aciclico più un 4 più 1 se non ricordo male ci sta dentro lo sviluppo dei complementari in questo stesso contesto, ma comunque guardatelo, non sì. Vi spoilerezzo niente, però insomma a questa parte qua conta perché è verissimo, me la dimenticavo, c'è tutta la parte sui complementari in cui abbiamo preso anche dei manubri, abbiamo preso anche degli elastici e siamo andati a fare, a mettere sotto torchio Michele, quindi è veramente, e tra l'altro quello che, permettimi, è quello che magari anche voi non è che andate sempre a tirare fuori, perché cioè, è più un argomento così di... che va in secondo piano a volte nelle vostre sì è vero, vero. Ma sì perché sai Luca, cioè alla fine noi ce ne abbiamo abbastanza lì, no, nel senso per cui tante volte cioè se fai il nostro percorso poi ne parliamo anche tanto, però magari quando fai il video cioè uno guardando Gruzza impara a fare lo squat perché naturalmente sì. La prima cosa che ti viene perché probabilmente anche la cosa in cui io eccello, no, è però quella parte dei complementari è molto importante e poi i fondamentali fatti bene insegnano i complementari più che viceversa, per cui è una strada, cioè è una parte abbastanza ma intrigante. Mi ricordo quando la facevo anche, cioè, mi sembra che quadrasse parecchio. Sì, sì, e abbiamo messo in difficoltà serie anche Michele, perché mi ricordo che insomma due o tre tecniche tipo il Mayo Rap in cui Michele va in serie difficoltà nei bicipiti, cioè quindi che poi cioè, vorrei vedere il bodybuilder, no, vecchio stile che dice no ma poi powerlifter, no ragazzi, se voi vedete nel video Michele è in serie difficoltà e io che ho visto il backstage, cioè Ado l'ha messo sotto torchio e ha lavorato, Michele ha lavorato di brutto, no, il bello che uno non può dire che non siamo autentici. Quando staccavamo la telecamera io continuavo a rompere il cazzo a Michele. Cioè, ti ricordi? Cioè, per i passaggi, io ho detto, ma come cazzo fai a non fare passaggi? Cioè, mi ha incazzato anche no. Dopo. O il passaggio o qualcosa del genere. No, però sì, dopo. Ma è chiaro, perché è come tutto. Le cose, se non ti appassionano e le fai perché per vendere un video, cioè, duri un giorno, buonanotte, non è che stai 20 anni in un ambiente, se una cosa non ti piace. Cioè, giovedì sera mi ha fatto una live e mi piaceva parlare di allenamento perché mi piace farlo, se no non... Vorrei così vale per guarda, mi hai acceso la lampadina, Ado, perché adesso faccio tagliare la parte del backstage, perché da casa vorrei che si rendessero conto dell'intensità, perché cioè, ci sono due episodi. Uno è quello dei passaggi in cui tu chiedi alla videocamera di staccare, vai da Michele e dici Michele mi raccomando i passaggi e lui tra l'altro ti dice no ma li faccio bene, no non li fai bene un cazzo, sì io mi sono incazzato no ma li faccio una sega, li fai è clamorosa e tra l'altro adesso, è difficile adesso no ma poi a parte gli scherzi cioè ringraziamo Michele che è stato bravissimo ed è super partecipe in queste cose, cioè. No, tra l'altro ripeto. Ado è così, Cioè, mi ricordo dopo i 3:38 di Valentino, che era insomma un'alzata clamorosamente sopra il suo best per vincere una gara, un'alzata proprio insperata con le lacrime. Incredibile, lui, sì. Bravo, però dovevi fare un po' più così perché la potevi fare. sì, vero. E poi c'è la chiave, questa è la chiave del successo. C'è un altro passaggio sui complementari che da te, Ado, non me la sarei mai aspettato, perché dici, cavolo, Ado è un tecnico, insomma, dei fondamentali e non romperà le palle sui complementari, no? E invece c'è un punto in cui c'è Michele che fa Carl per bicipiti e fa molta fatica a ragazzi, fare... C'è un problema. Abbiamo perso Gargiulo? No. Da Instagram sì, perché praticamente mi si è scaricato il telefono, ce l'avevo in carica,
però dimmi, la diretta... Dimmi che problema c'è, Luca, mi sentite voi? Sì, no, no, sì, sentiamo... su StreamYard sì, praticamente... il problema è Gargiulo. Cioè, è Gargiulo che ha... Allora, no, il problema è che non ce l'avevo pronto carico al 100% per la diretta. L'ho messo in carica, ma mi consuma troppa batteria. Dimmi te, se vuoi andare avanti... Andiamo avanti... Ascolta, tanto abbiamo quasi finito. Sì, e questa diretta si salverà, quindi poi comunque possiamo poi rimetterla su Instagram. Andiamo avanti, finiamo, tanto siamo in dirittura d'arrivo. Sì. Dico questo aneddoto, poi se voi volete dire qualcosa per chiudere. L'altro punto era, cavolo, Ado non romperà le scatole anche sui complementari, no? Cioè, magari è molto, molto rigido, giustamente, sui fondamentali. C'è un punto in cui Michele sta facendo Carl e fa una fatica bestia, tant'è che chiede di calare il peso sui manubri, no? E Ado è lì sul pezzo per fargli fare l'esercizio tecnicamente nella maniera migliore e per completarlo, quindi mi viene da dire col cavolo che Ado comunque una filosofia powerlifting è buffer, no, c'è, io ho visto anche... Ma no, ma è buffer dove ha senso. Cioè, ragazzi, cioè, il buffer serve per attivare di più il muscolo, cioè incrementare la tensione meccanica, che a mio parere non è solo determinata dal carico, ma è determinata dall'accelerazione in controllo di un carico medio alto o alto. Per cui per me la visione di tensione meccanica non basta il carico, perché un carico sull'articolazione non dà, ma è carico in controllo e accelerazione del carico. Quindi il buffer serve per avere i passaggi che mi permettono di caricare e scaricare sull'oggetto che è il bilanciere. Quindi il buffer ha senso per attivare di più. Cioè il mio picco d'attivazione per ogni singolo, adesso ho due mani occupate, però per ogni singolo deve essere più alto di quello che sarebbe per uno che fa palestra normale. Ma poi in un esercizio come carico con bicipite inclinata, lì devo mantenere una un'espressione di forza continua sull'oggetto, ed è un'altra cosa, e non posso fare, cioè non ha senso ragionare negli stessi termini, cioè come non ha senso fare degli stripping a rotta di collo, però quando fa, per quello dico, anche più basse ripetizioni sui complementari, ma certo che devo portarli al limite. Sì. Allora, siccome siamo veramente... Io non vi sento più. Io ti sento, Ado. Ci siamo. Sì, ci siamo. Okay. Allora, siccome siamo in dirittura d'arrivo, magari prima che... Se mi sentite ancora, vero? Sia Ado che Giuseppe? Sì. Ti sento. Perfetto. Allora, se avete... come ultime parole prima che io dica lì dove si può trovare il videocorso, avete degli aneddoti o delle situazioni, insomma un commento finale su magari perché le persone dovrebbero comprare anche il videocorso Power Body, pensieri finali. Vai Giuseppe, vai te. Perché fare palestra è una rottura di coglioni e quindi no. Perché, credo che sia, ripeto, il motivo per cui tutti ci siamo avvicinati. Cioè, anch'io, io ho iniziato, mi sono avvicinato al powerlifting proprio perché semplicemente facevo palestra, volevo aumentare la massa, insomma. E spulciando un po' i forum mi sono avvicinato a questo mondo. Poi, dalle schede di forza, poi che perché vanno periodizzate, perché bisogna fare un periodo di forza, poi... sono passato al powerlifting, in realtà vedendo anche un blog in particolare di Domingo in cui si citava Ado, e quello era un forum comunque generico di bodybuilding, non ricordo neanche come si chiamasse, ed era proprio in quegli anni 2012-13 del punto di rottura, quindi secondo me è una sorta di ritorno agli albori, semplicemente più organizzato e più maturo. Sì. Ado, il tuo punto di vista, cioè perché le persone poi dovrebbero acquistare questo video? So che non ti piace fare la parte di... Sì, no, infatti io non la pubblicità diretta non la faccio mai, però ma è un prodotto estremamente onesto. Cioè, quando eravamo lì, so che magari uno dice, cazzo, perché diventerete il braccio come un titano dell'Iliade, no, ma questo no. Ma la,
cioè il punto è che è un prodotto che è onesto nel senso che raccoglie veramente delle cose che sono state fatte nel tempo da più persone. Cioè, ragazzi, il mondo dell'allenamento oggi in Italia è cresciuto a dismisura. Siamo qua, ieri sera eravamo a discutere chi mandare ai mondiali. Questo ha vinto il mondiale, questo non ha vinto il mondiale, questo arriva secondo, questo farà il record. Ed era inimmaginabile 10 anni fa. Era inimmaginabile. È come se la squadra di Pavia di basket va a giocare in NBA e arriva alle finals. Quindi questo qua è un mondo, e questo qua è figlio un po' di una delle tante scintille che hanno creato questo mondo. Ed è stato fatto con onestà, cioè onestà vera. Insomma, abbiamo cercato di dire le cose che veramente funzionano in una maniera più sintetica, più semplice da prendere. Cioè, semplice, cioè, quella roba lì è facile da raggiungere concettualmente, e poi vi potrà aprire un percorso che, se volete, va dove vi pare, a fare una gara, venire a fare il corso, a fare quello che vi pare. Però è questo, il succo è questo. C'è una domanda di Marco che chiede da YouTube, perché siamo anche su YouTube, siamo multicanale questa sera. Marco chiede: il corso può avere senso anche per chi è interessato principalmente al powerlifting? Ma sicuro, nel senso che cioè alla fine, cioè certamente trattiamo una programmazione che parte dal powerlifting, cioè fondamentalmente è cosa fare dal powerlifting, cosa prendere dal powerlifter e applicarlo a quello che vi pare. Questo sarebbe il sottotitolo, no? Cioè, potreste prendere queste logiche e applicarle allo streetlifting tranquillamente. Quindi sì, secondo me sì. Giuseppe, puoi dire la tua, però. Sì. Cioè, appunto, come abbiamo detto, powerlifting di livello altissimo, ok, magari ha delle finezze che sono anche in realtà difficili da mettere in un videocorso, perché inizia a valere tutto il contrario di tutto. Però, come un livello fino alla soglia dell'avanzato, queste sono regole che funzionano praticamente sempre. Sì, comunque diamo anche poi banalmente molto vari, quindi sì, c'è un po' di tutto. Io, Marco, ti do il mio punto di vista, prendilo ovviamente con le pinze, perché gli esperti qui sono Ade e Giuseppe, e c'è anche un tema di capire le logiche, cioè dentro il videocorso ci sono tutta una serie di logiche che si applicano, che una volta che le hai capite, insomma, puoi anche gestirtele tu personalmente. Quindi la mia risposta, secondo me, è sì. Ma è sì anche per un tema di conoscenza. Cioè, devi... quando tu nel proprio questo vale non solo poi nel fitness, ma in generale. Quando tu capisci la logica di determinate situazioni, determinate causa-effetto, poi le puoi applicare ovunque, puoi tarare, e questo, secondo me, dal videocorso emerge tanto. Non so se siete d'accordo. No, no, sono d'accordissimo, perché forse l'ho anche detto durante il corso, cerchiamo di darvi, lo dico sempre, non programmi, contenitori. Cioè, il gioco è dare, perché uno capisca una roba, riesca a fare una cosa e applicarla, è una cosa che vedo anche nel mio lavoro tantissimo, nel mio lavoro quello vero. Cioè, i parametri cambiano, no? Cambiano. Però se io capisco come quello che faccio influenza questi parametri, io sarò sempre capace di fare di far andare quella linea produttiva, di fare il formaggio, di fare una programmazione. Cioè, noi abbiamo cercato di dare un contenitore entro cui uno deve mettere le proprie idee, i propri bisogni, le proprie conoscenze, esperienze personali, perché poi non è che sono, cioè, le persone che si allenano hanno avuto delle esperienze. Se tu hai un buon contenitore, un buono schema logico, razionale, questo lo riapplichi sempre comunque, che tu faccia il preparatore a uno che farà wrestling, o piuttosto che tu prepari una garetta di powerlifting dietro casa. Quindi assolutamente è quello il concetto, proprio questo. Allora ragazzi, noi siamo arrivati in fondo, quindi io ringrazio Ado, ringrazio Giuseppe, vi ricordo questa cosa, che fino a domani a mezzanotte, se andate su fitnessx.it, poi c'è anche il link sui vari canali nei commenti, potete acquistare il corso nella nostra offerta lancio, dove c'è dentro tutto, quindi c'è dentro tutto il videocorso,
visibile per sempre? Questa è una domanda che mi fanno tutti. Ma il videocorso posso vederlo? Sì, lo potete vedere sempre su qualunque dispositivo. Tra l'altro diamo anche in bonus questi tre libri: libro sulla programmazione con Giuseppe, libro sull'attrezzatura fatto con Gabriele Baccaglini di Power Gear, quindi non ho preso il primo che capitava, ma ho preso uno che di mestiere fa del ferro e anche muove dei pesi, almeno fino a un po' di tempo fa, anche abbastanza pesanti, no? E poi c'è anche il libro sulla teoria e la pratica, che riprende poi quello che è stato detto nel videocorso. Più abbiamo messo anche, solo per questo lancio, uno sconto speciale di Power Gear. Insomma, c'è veramente tanta tanta roba in questo lancio, e domani a mezzanotte si chiude e noi di FitnessX non rifaremo più quest'anno un'offerta del genere. Per cui, se insomma avete in mente di comprarlo, compratelo adesso e non dopo, perché dopo ovviamente si alza il prezzo. Forse di... Ado, Giuseppe, io vi ringrazio. Grazie. Veramente di cuore, non solo per la live di stasera, ma anche per tutto quello che avete fatto, perché siete stati super, super. E io mi sono divertito un sacco, veramente. Ti hai divertito più con noi o con Domingo, di la verità? Intero, non mi fare dire no, cose. Divertito. Non parlo di chi ha lavorato meglio, divertito. Guarda, te lo dico anche davanti, di fronte a un sacco di persone che si stanno seguendo. Il corso di Domingo è stato veramente impegnativo dal punto di vista mentale. Ci credo. Perché? Ci credo. Salutiamo con questo ci credo. Perché con Domingo abbiamo preso altri due ragazzi, e soprattutto c'era un altro influencer che è Marco PT, e a differenza del tuo caso, dove tu ovviamente parlavi e esponevi, hai esposto le tue idee, con lui c'è stato un battibecco continuo con l'altro youtuber. Quindi si tratta di un videocorso probabilmente inedito nel panorama italiano. Dove dominghiano proprio. È un videocorso di intrattenimento, insulti, è una cosa mai vista prima in Italia. Quindi se mi chiedi dove mi sono divertito di più, con te mi sono divertito tanto, con lui ho fatto mentalmente molta fatica. a parte le battute, c'è anche a dire una roba, che io è dal 2010 che faccio dei corsi, per cui mi è più facile mettermi lì e dire pronto, cioè il percorso mentale di quello da dire ce l'ho tanto 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 in testa, anche non volendo, per cui magari è più facile farlo scorrere lì, devi costruire di più, improvvisare di più, cioè dopo al di là delle battute. Comunque no, ma però devo dire la verità, ho lavorato molto bene con voi, cioè sono venuto a casa con mia moglie, che già collabora con voi per un'altra roba, sì. Ho detto, mi sono trovato molto bene, cioè è stato un posto di lavoro piacevole, cioè, questo devo dirlo senza ombre di dubbio. Ti ringrazio, è stato, guarda, viceversa l'ennesima potenza. Giulia ci dice, così come battuta finale, Ado, ma hai trovato la Coca-Cola del Conad vicino a casa? No, era eccezionale. Era una sottomarca del Conad, della Coca-Cola, aveva qualcosa di Coca-Cola zero, aveva qualcosa di più nell'altra, però poi dopo l'abbiamo persa di vista. Sì, tua sorella gli ha rotto le scatole, ha cercato di piazzare le linee bianche, ha fatto di tutto. L'aneddoto è che durante i videocorsi, visto che c'è tantissimo lavoro da fare, succedono tante cose, no? E una di queste cose è che non abbiamo trovato della Coca-Cola, diciamo, originale, ma ci è capitata della Coca-Cola del Conad, e che Ado all'inizio un po' così ha rifiutato, ma in realtà poi in fondo alla registrazione ha cambiato un po' idea sulla... No, sì, era slovena, non so, però aveva della forza. Va bene, ragazzi, vi ringrazio ancora e spero di rilavorare con voi prestissimo, perché è stato veramente straordinario. Grazie ragazzi. Grazie a tutti, grazie. Grazie, buona serata a tutti quelli che ci seguono. Ciao, ciao. Non staccare. No.